Era ad aprile del 1977 quando sulla spiaggia di Pescara Franco Summa piazzò 24 cavalletti, poi chiamò 24 amici in giro per il mondo e fece questo. Quanta cinque anni dopo i cavalletti, quelli originali, sono stati allineati in piazza Caduti del Mare, progettata tra parentesi proprio dal maestro, e l'arte si è fatta sociale. Non sul mare perché non potevamo sostituirci all'autore. Quando fu concepito nel 1977 questo intervento artistico, un arcobaleno dipinto sul mare dal maestro Franco Summa, effettivamente c'era un senso estetico, un valore artistico che poteva essere concepito da un maestro come Franco. Oggi invece siamo qui in piazza Caduti del Mare perché effettivamente l'operazione vuole avere un valore sociale. Voleva che qui diventasse, voleva con noi perché l'abbiamo proprio voluto insieme, un luogo che rappresentasse la metafora della bellezza intesa non solo dal senso estetico ma in un senso molto ampio, la bellezza intesa nelle azioni, nei modi di fare, nei pensieri, e quindi quello che sta avvenendo oggi è quello proprio che lui avrebbe voluto che succedesse. E questo è un posto molto emozionante, evocativo per tutti noi, ma insomma, specialmente per me che Franco Summa sono stato grande amico per tutta la vita, e ovviamente sono anche un reduce della prima edizione di questa cosa qui del 77, cosa molto emozionante, credo una delle opere più importanti di Franco. Voglio ricordare che Franco ci teneva molto alla presenza di Alessandro Mendini, che purtroppo morì prima di lui. Soltanto le perplessità di Pierre Stanì, che andava sulla sponda del mare a sciacquare il pennello, e poi vicino a me c'era la famosa gallerista Christian Stein, purtroppo anche lei perduta. Va bene, grazie. E c'è la signora Loretta Tobia che abita proprio in piazza Caduti del Mare. Lei dice che una cosa così andrebbe fatta almeno ogni 3 mesi. È il parere della signora del piano di sopra. Forse vale la pena anche di starlo a sentire. Però il rispetto di Franco. Potrebbe essere anche lei a dividere. Certo, non ci sono per tutti quanti. No, io già vivo lì e già vi ho visto dall'inizio. No, va bene così. Però il rispetto di quel grande artista che era Franco Summa e che è ancora. È vivo, tra di noi è sempre vivo.